Ben ritrovati tutti i telespettatori di Tele4, martedì 9 di febbraio, siamo in diretta, lo saremo fino alle 14.30. In questa prima parte, che anticipa il telegiornale delle 13.20, tra poco saremo in collegamento con l'assessore comunale al patrimonio Lorenzo Giorgi, feste abusive al Pedocin, è il tema che tratteremo proprio assieme al rappresentante dell'esecutivo comunale di Forza Italia, l'assessore Giorgi, perché da alcune foto dei social network è emerso che alcune persone si sono recate al Pedocin per ritrovi, feste di compleanno improvvisate all'aperto, en plein air, così estemporanee, e quindi vorremmo capire di più circa anche la possibilità di accesso così allegro da parte di alcuni cittadini. Lo vedo inquadrato probabilmente in macchina. Buongiorno, Assessore Giorgi. Buongiorno in macchina, ma non guido e sono fermo, quindi questo è Mi importante. Allora, raccomando. saluto a tutti i telespettatori di Tele4, alla redazione. Sì, ho sentito giustamente un po' troppo allegro ed è corretto. Allora facciamo un punto della situazione del Pedocin, che Sì. per la prima volta è rimasto aperto tutto l'inverno. Perché? Perché è un punto indubbiamente interessante per prendere un po' d'aria, per fare comunque un po' di terapia. Il mare fa bene, l'aria di mare fa bene, ma fa bene se si rispettano poi le regole. Qual è la problematica per cui rispetto ad altri momenti oggi il Pedocin non è controllato? Il fatto che è un'area di accesso libero durante l'inverno, quindi non c'è pagamento di biglietto, non c'è ovviamente il controllo come avviene durante l'estate, ed è paragonabile a un giardino pubblico, al giardino dei Tomasini piuttosto che, non so, a Piazza Ortis. Per cui ovviamente i cittadini devono correttamente rispettare, ci mancherebbe, la normativa riferita a distanziamento e mascherine, però in questo caso non è un posto al chiuso dove c'è qualcuno che le verifica. Io, vedete, ho sempre la mascherina con me, in questo caso sono fermo in macchina, però è un presidio da usare assolutamente. Allora ho dato mandato e ho chiesto gentilmente anche a chi va a fare apertura e chiusura di poter fare mezzo giro in più e ricordare, e lo ricordo e mi permetto di farlo, a tutti gli amici che frequentano il Pedocin, che utilizziamo con intelligenza gli spazi dati a disposizione dell'amministrazione, nel rispetto delle regole, nel rispetto di noi stessi e degli altri, perché se siamo qui con queste maledette mascherine, evidentemente nessuno si diverte, evidentemente viviamo una condizione pesantissima ancora dal punto di vista più economico forse che sanitario, ma indubbiamente sanitario. Adesso arrivano i vaccini, cioè teniamo duro, abbiamo sopportato un anno di tutto e di più. Facciamole ancora per alcuni mesi, rispettiamo gli altri, indossiamo le mascherine, soprattutto dove usufruiamo di spazi pubblici assieme ai nostri concittadini. Assessore, però a rigor di regolamento, diciamo, l'accesso di più persone, se mantenuta la mascherina e distanziamento, non comporta nessuna violazione, mi pare di capire. No, però utilizzare le mascherine, bisogna tenere il distanziamento sociale e visto che si tratta di un posto all'aperto, di una piazza, bisogna avere l'attenzione appunto di non creare assembramenti, insomma di rispettare le regole a cui credo siamo abituati ed è corretto continuare a rispettare. Laddove si sono viste foto di torte di compleanno, gruppi di amici che si fanno le foto per immortalare un momento, che sia un anniversario o altro, il comune può in qualche modo intervenire? Diciamo che noi dovremmo fare un'opera di spionaggio tramite Facebook. Allora, il comune interviene con l'azione a fronte di quello che è successo di fare dei controlli che fino a questo momento al Pedocin non sostanzialmente perché ovviamente era spazio pubblico o c'erano in maniera limitata quando la pattuglia della polizia locale o l'addetto comunale poteva passare di lì. E ovviamente con quello che è successo ho dato ordine di intensificare con il rispetto di tutte le persone che ovviamente magari al Pedocin non ci possono andare o magari possono, i nostri ragazzi che devono andare con comunque con la mascherina sugli autobus, cioè questo bisogna far capire, che il Pedocin non è zona franca.
Per cui anche se abbiamo la fortuna di poterlo tenere aperto e ecco questo grande successo per la prima volta, in modo da avere un anniversario passato anche qualche mezz'ora in più, un luogo che in un momento così difficile può essere molto accogliente, Mi sono perso l'ultima frase, assessore, è andato via l'audio. ma vanno rispettate le Ok, adesso l'ho capita regole. meglio. Il pedoccino aperto anche d'inverno è stata un'espressa richiesta da parte dei cittadini, no, inizialmente, perché non è sempre stato così, se non sbaglio. Non è mai stato così, veniva aperto in certi periodi dell'anno senza servizi, invece noi comunque siamo andati a garantire ad esempio l'utilizzo dei bagni, perché lo trovavo assurdo aprire il pedocino in certi periodi dell'anno senza avere una toiletta a disposizione. Per cui abbiamo fatto uno sforzo anche economico, seppur essendo spazio di fruizione libera, un minimo di servizio c'è. Proprio per questo abbiamo la possibilità in questa maniera di, non dico intensificare i controlli che non c'erano, ma di mandare qualcuno a dire: mi raccomando, rispettiamo quelle che sono le regole non del pedocin, ma le regole attuali della normativa rispetto alla pandemia in Italia. Se dovessero verificarsi, e qua i social network fungono, come diceva lei, un po' da spia oppure da termometro di alcune situazioni, abbiamo visto i video del sabato pomeriggio in giallo con la via Cassa di Risparmio, via San Nicolò, abbiamo visto anche Piazza Unità, eccetera. Ma al di là di quello, trattandosi di luogo gestito dal Comune di Trieste, è possibilmente chiudibile. Se dovessero verificarsi nuovamente situazioni di compleanni organizzati alla Tutalè e al Pedocin, si può anche arrivare all'estrema ratio di chiuderlo? Si potrebbe arrivare, ma io penso che la civiltà dei triestini, anche se forse può essere stata sottovalutata e sfuggita a una situazione, mi porti a pensare, e conoscendo le persone che sono al pedocin, che non ci sarà questo rischio e questa problematica. Per cui va bene, anche perché siamo in una piazza sostanzialmente, quindi comportiamoci come le normative prevedono. Non penso che ci sia rischio di arrivare a una situazione del genere. Però Guardando, tecnicamente possibile. tecnicamente è possibile. Certo. Guardando all'estate, sperando possa essere un'estate quantomeno normale o qualcosa di simile, al Pedocin sono in programma interventi di qualche natura? Assolutamente sì, noi stiamo lavorando già da un paio di mesi su quella che sarà l'estate al Pedocin, sperando per il bene di tutti che ci possa essere un'estate pressoché normale, per cui sono già arrivate ad esempio e le presenteremo sostanzialmente fra un paio di settimane degli ausili per i nostri concittadini con diverse abilità. Qui il famoso IOB, che non è job inglese lavorativo, ma IAMOBAG, che sono delle, le avevo già così preannunciate, sono delle carrozzine che permetteranno di entrare in acqua anche ai nostri concittadini disabili, con facilità rispetto a quello che c'era adesso, panne nuove che saranno montate auspicabilmente per l'apertura del 1º maggio, per cui una serie di interventi anche di abbellimento con le pitturazioni pedocin. Insomma, ogni anno qualcosa di meglio per far sì che lo storico bagno conosciuto in tutto il mondo possa essere sempre più accogliente, incrociando le dita e lo mostro affinché sia per il pedocin, ma per la normalità di tutti noi, non solo di Trieste, d'Italia e del mondo, possiamo sconfiggere questo maledetto e schifoso coronavirus. Assessore, se posso rubarle ancora qualche minuto, sempre su aspetti legati alle sue deleghe, se ci sono novità sui consueti capitoli che noi trattiamo poi anche con lei a Sveglia Trieste, faccio riferimento a Carciotti, faccio riferimento, oggi c'è un articolo, se non sbaglio, su Villa Stavropoulos, insomma, se c'è modo di poter fare un punto della situazione. Di là che non so se voi mi vedete, io mi vedo con metà testa, non è che sia una gran vista, Io la anche vedendo vedo di dal solito. mento alla fronte, però con gli estremi tagliati. Se era modo di allungare un po' di più il braccio per allontanare l'inquadratura, o Ok, ci proviamo, non è così appoggiare il semplice. telefono, non so, da qualche parte, Ci ecco. proviamo. Così però vedo il Allora, finestrino. Ok, perfetto. già meglio, no? Un Non po' è che sia meglio. una gran visuale, però insomma meglio che tagliato. No, oggi c'è ad esempio una problematica
perché purtroppo non sempre ci sono solo cose positive. L'ho messo stamattina sul mio Facebook, dobbiamo intervenire al Grezzar andando a chiudere il manto erboso e gli allenamenti della Triestina per un periodo di alcune settimane, perché purtroppo una serie di eventi hanno portato a una quasi distruzione del terreno di gioco e io adesso voglio vederci chiaro su questo perché noi spendiamo e non poco. E quindi capire se è stata una semplice situazione di eventi sfortunati piuttosto che una negligenza da parte della ditta manutentrice, e questo lo scopriremo. Quindi stamattina mi sono svegliato così col piede sbagliato per questa cosa. Per il resto abbiamo ricevuto nelle ultime 2 settimane visite di imprenditori importanti su Palazzo Carciotti, anche alla luce di quella che è la mia innovazione sul piano delle alienazioni, che credo sia una cosa che molti comuni in Italia potrebbero seguire, cioè la possibilità solo di, non soltanto di vendere, ma anche di concedere, cioè di dare ad esempio per 50 anni a un imprenditore un bene, non solo Palazzo Carciotti, ma anche altri, tant'è vero che si stanno muovendo diverse realtà economiche per poter investire su Trieste. Per il resto, Villa Stavropoulos, ieri mi ha chiamato la tua collega del piccolo e mi dice, ma guarda, c'è un comitato che nasce. Come ultima ratio anche le azioni legali nei confronti del comune. Allora, di là che poi questi comitati, io rispetto di tutti, e voi sapete che io dal primo giorno in cui ho iniziato l'attività amministrativa e avevo tanti capelli, ho sempre ascoltato tutti e ricevuto tutti, anche quando si parla di cose non, in questo caso, vicine alle mie deleghe, ma perché l'amministratore pubblico deve sentire i cittadini. Mi sorge un po' il dubbio che questi comitati a volte nascano in tempistiche vicine alle elezioni, ma è una mia così cattiveria quotidiana. Sentire che rischiamo che qualcuno faccia delle azioni illegali contro il comune perché Villa Stavropoulos non è stata messa a disposizione degli artisti, mi fa un po', non so se sorridere o inorridire, nel senso che Villa Stavropoulos a Grignano è una villa che purtroppo è stata distrutta e depredata dai vandali negli anni. Siamo riusciti a mettere in salvo quello che c'era al suo interno. Abbiamo un lascito testamentario chiarissimo. Quella villa va messa a disposizione di artisti per andare a sviluppare la loro arte ma non ho un artista che è venuto in questi anni a chiedere di poter occuparsi di Villa Stavropoulos. Perché è un costo occuparsi di Villa Stavropoulos, ha un parco enorme, è un lascito testamentario di ormai 70 anni fa e dove le situazioni erano completamente diverse. Oggi con che faccia un amministratore pubblico va a dire di dover mettere 3-4 milioni di euro per mettere a norma Villa Stavropoulos e poterla dare all'estero di un artista? Ma come si può pensare quando quotidianamente abbiamo problemi sulle scuole, che sono l'educazione e il futuro dei nostri figli, sugli impianti sportivi, sulla sanità che non fa riferimento al comune ma sono soldi pubblici, sulle strade, su tutti gli interventi del verde che sicuramente sono prioritari rispetto a quello che è un lascito intelligente ma che non è conforme alle tempistiche e alla realtà attuale. E poi perché per 60 anni non si è fatto prima? Quindi su Villa Stavropoulos la cosa intelligente, tra l'altro ci abbiamo provato anche con la comunità greco-ortodossa di capire come poter agire, la cosa intelligente è svincolarlo, ma deve essere un giudice a farlo, da quello che è il lascito, metterlo a disposizione della città per altre cose o venderlo, perché quando un'amministrazione non può mantenere un suo bene, piuttosto che questa vada distrutto, deve metterlo sul mercato, venderlo e con quei soldi fare interventi sul sociale, dove siamo i primi in Italia, sugli impianti sportivi, dove siamo i primi in Italia, sulle scuole, sui ricreatori, che è un'entità che abbiamo solo noi. Queste sono risposte concrete e corrette di chi amministra da buon padre di famiglia. Poi ognuno può dire quello che vuole, le fantasie si sprecano, ma dobbiamo utilizzare i soldi pubblici con correttezza, con intelligenza, dando servizi ai cittadini. Per quanto concerne, qui poi chiudo invece, Carciotti ha detto ci sono delle persone interessate, ma fase esplorativa ancora, immagino, questi imprenditori. Eh sì, perché ovviamente c'è tutta una serie di situazioni che vanno affrontate. Il nuovo piano del centro storico dà grossissime opportunità
per quello che riguarda Palazzo Carciotti, andando ad ampliare. La grossa differenza sta che prima dovevo fare un restauro conservativo, per cui essenzialmente non potevo nemmeno mettere un impianto di climatizzazione nella parte monumentale di Carciotti, che potrebbe ad esempio diventare una suite da mille una notte per un hotel di lusso. Oggi invece con una ristrutturazione nel pieno rispetto del protocollo fatto dal comune e dalla sovrintendenza per mantenere integri e recuperare quegli splendidi spazi della parte anteriore di Palazzo Carciotti, io però so che divento appetibile, anche perché nella parte posteriore, quella che va verso Cassa di Risparmio, posso andare a trovare anche dei possibili spazi di insediamenti abitativi e non soltanto commerciali, per cui inizia a essere interessante. Abbiamo come sempre la massima attenzione dai paesi vicini. Io presto incontrerò un importante investitore austriaco che mi ha chiamato, che ha già investito a Trieste e che è interessato a Palazzo Carciotti. Ho incontrato la scorsa settimana un altro imprenditore austriaco, uno sloveno, abbiamo degli imprenditori di Milano, cioè dopo questa visione diversa sulla possibilità del Carciotti di essere dato in concessione, non solo in vendita, si è aperto un mondo. Sono contento perché lo dicevo da 2 anni, ma dovevamo espletare una serie di interventi e sono contento perché mi ritrovo e devo dare atto di avere dei collaboratori molto capaci e con il dottor Leonardi siamo riusciti a fare questa cosa innovativa, per cui portare quanto previsto dal codice degli appalti all'interno di un piano alienazioni, concessioni a lungo termine, 50 anni, rent to buy e altre situazioni che mi permettono di diventare appetibile anche come amministrazione pubblica per quello che riguarda degli elementi immobiliari che altrimenti non hanno futuro. Penso all'ex mensa del Cırda, incastrata fra la finanza, la piscina e il campo di Bialocchi, che l'altro giorno è stata così visitata da un possibile imprenditore e stiamo ragionando su delle situazioni. Finora il Cırda neanche se lo regalavo a qualcuno, Ma è pubblica? non ci arrivava. È del comune quell' edificio? Quell'edificio è del comune ed è un edificio protetto esternamente, Sì, inserito perché tra era di l'altro, Dolivo, se non sbaglio, no? esatto, in una serie di pubblicazioni importanti di architettura moderna, e però se tu vai a vedere all'interno è difficilissimo da collocare sul Certo, cioè mercato. poi ha E questa struttura esagonale un po' particolare che sì, ma il fatto di aver difficilmente messo. riciclabile poi. Esatto, il fatto di averlo messo anche come possibile concessione ha aperto diverse momenti di interesse da parte degli investitori. Assessore, la devo salutare perché fra un po' abbiamo il telegiornale. Benissimo, allora buon lavoro, un saluto a tutti gli amici che ci seguono su Tele4 e continuate così perché voi date sempre un servizio importantissimo a tutta la città. Grazie mille, buona giornata, grazie ancora all'assessore Buona giornata. al patrimonio del Comune di Trieste Lorenzo Giorgi, breve pausa, tra poco il telegiornale. Buon pomeriggio telespettatori, ben ritrovati all'edizione meridiana del nostro telegiornale che apre con la cronaca. Ritorniamo sulla rissa in via Conti, in quel bar dove c'è stata la festa clandestina con i 40 partecipanti. Gli aggiornamenti nel servizio. Fortunatamente non destano preoccupazioni le condizioni di salute dei due agenti della polizia locale feriti sabato pomeriggio nella rissa al bar Bocacica di Via Conti. Tante le attestazioni di solidarietà dai telespettatori di Tele4 colpiti dalle immagini delle violenze scaturite durante l'intervento dei vigili per bloccare la festa clandestina con decine di persone all'interno del locale, accalcate e senza mascherina. In particolare un agente è stato colpito più volte alla testa con pugni da parte di uno dei due giovani arrestati che si trovano ora agli arresti domiciliari. Si tratta di un ventenne e un trentenne originari di Santo Domingo, entrambi pluripregiudicati. La polizia è sulle tracce di una terza persona indicata tra gli agitatori di sabato. Oltre a calci e pugni, nel bar sono volati anche bicchieri e bottiglie di vetro e le urla e gli spintoni sono proseguiti anche all'esterno. Lo stesso locale, chiuso per 5 giorni per il mancato rispetto delle norme antipandemia, non è nuovo
nuovo a questi episodi, circostanza confermata sia dai vigili che da molti residenti nella zona di Piazza Perugino. Le indagini, spiega il comandante Milocchi, in questo momento sono volte a verificare che le autorizzazioni amministrative siano a posto. A colpire dalle immagini trasmesse da Tele4 è stata soprattutto la reazione violenta degli aggressori nei confronti degli operatori di polizia intervenuti dopo una chiamata, e non sono mancati coloro che hanno invocato un'accelerazione nel processo di armamento alla polizia locale. Due denunce, una sanzione e il bilancio dell'attività della Polizia di Stato e della Polizia Locale a Trieste. Nel prossimo servizio che raccoglie i fatti salienti di cronaca delle ultime ore, vediamo. Denunciato un 64enne triestino per aver rifiutato di fornire le proprie generalità. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio. Palesemente ubriaco e senza mascherina indosso, l'uomo aveva un comportamento molesto e importunava i passanti in via Sette Fontane. Dopo alcune segnalazioni giunte alla questura, sul posto si è recato una volante. Alla vista degli agenti, il 64enne è diventato aggressivo e più volte ha rifiutato di farsi identificare e di indossare la mascherina. L'uomo è stato denunciato e sanzionato per il mancato rispetto delle normative anti-Covid e per ubriachezza. Sempre ieri pomeriggio è stata denunciata una cittadina ucraina di 33 anni. È stata sorpresa a togliere dalle confezioni, nascondendole poi in borsa, tre cuffie per ascoltare musica in un negozio di via San Francesco. I dipendenti del locale hanno chiamato la polizia e sul posto è arrivata una volante. Ricostruito l'episodio dopo le formalità di rito, la donna è stata denunciata. Sanzionato per abbandono di rifiuti. Alcuni giorni fa un uomo presso il centro postale di via Brigata Casale ha ritirato un pacco voluminoso contenente una bicicletta e, dopo aver tolto il contenuto, ha abbandonato lo scatolone in un cassonetto. Pur sapendo che la speranza di trovarlo fosse ridottissima, le guardie ambientali, grazie ai dati presenti sullo scatolone, sono riuscite a risalire al proprietario. L'uomo, abitante in un altro comune, è stato rintracciato e sanzionato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento gestione rifiuti per un totale di 200 euro. Facciamo ora il punto sulla campagna vaccinale a Monfalcone. Gli ospiti della casa albergo hanno avuto tutti la seconda dose di vaccino e nella struttura si accolgono solo ospiti già vaccinati. Sentiamo il servizio insieme alle parole di Anna Maria Cisinta, sindaco di Monfalcone. Ora siamo riusciti a fare già per tutti gli ospiti della casa albergo, tranne per i 10 che hanno avuto il Covid e quindi le linee guida prevedono tempi più distesi, abbiamo già eseguito anche la seconda dose del vaccino. Prosegue la campagna vaccinale anche a Monfalcone. Gli ospiti della casa albergo della Città dei Cantieri conta il 100% di vaccinati, escludendo quei 10 che sono da poco guariti dal Covid. Ora nella casa di riposo si entra solo se già coperti da vaccino. Abbiamo anche riaperto l'accesso ai nuovi ospiti. Appunto, entrano già tutti con il vaccino perché grazie all'azienda sanitaria, all'ottimo rapporto che abbiamo anche con il direttore del distretto, tutta la situazione è gestita molto bene. Non solo gli ospiti della struttura, tra gli operatori che lavorano nella casa albergo, la maggioranza di loro ha consentito di vaccinarsi. Il 70%, anche di più, degli operatori ha scelto di vaccinarsi, quindi l'esperienza della casa di riposo, che tanto ci aveva preoccupato, oggi è abbastanza blindata, ma nonostante questo noi abbiamo scelto ovviamente la verifica molto rigorosa del rispetto delle condizioni dell'utilizzo dei dispositivi per limitare il contagio comunque. E già più di un mese e mezzo fa avevamo inaugurato peraltro il box a Bracci nel blocco 1 e già da circa 2 settimane è utilizzabile anche il box a Bracci nel blocco numero 2. E siamo ora collegati con la sala operativa della Polizia Locale, con l'ispettore capo Leonello Schillani per i consueti aggiornamenti. Ispettore, buongiorno, c'era anche acqua alta questa mattina. Sì, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Sì, confermo, questa mattina abbiamo avuto dei problemi di transito e di acqua alta sulle rive nella zona di Piazza Unità, via Mazzini. Comunque adesso la situazione si è risolta, il picco di marea è sceso, la pioggia non è più in atto, come si può vedere c'è ancora raggio di sole, quindi diciamo, la viabilità è ripristinata, non ci sono più problemi. Domani mattina prevediamo intorno alle 8:30-9 dovrebbe esserci di nuovo il picco di marea, le previsioni danno purtroppo piogge intense, quindi vedremo se la situazione si ripeterà, saremo naturalmente pronti a intervenire, eventualmente interdire il transito o fare quanto è in nostro potere appunto per risolvere il problema.
Per quanto riguarda le altre segnalazioni, siamo in via Costalunga, dopo il cimitero, sulla curva che porta a Santa Maria Maddalena Inferiore. Per un scavo urgente si transita con attenzione, c'è un restringimento di carreggiata. C'è un incidente adesso appena avvenuto in San Pasquale 54 e all'altezza della via dell'Eremo, nulla di grave, però c'è anche qui i veicoli ancora in carreggiata, quindi fare attenzione, si riesce comunque a transitare. Poi una segnalazione di sostanza viscida in via Paesello all'intenzione di via Corelli, anche qui siamo sul posto per bonificare la strada, fare attenzione a chi transita in zona. Per il pomeriggio altri impegni non avrei e quindi vi restituirei la linea. Grazie Ispettore Schillani, buona giornata, buon lavoro, grazie. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori. Noi torniamo al telegiornale, prima di passare alla pagina sportiva andiamo anche sul nostro PC in studio, usiamo Trieste Prima per vedere proprio le immagini dell'acqua alta di questa mattina, quindi soprattutto in via Diaz, rive, insomma questo è lo spettacolo che si è presentato a chi si trovava nella zona in quelle ore. Poi in breve tempo la situazione è andata scemando e il problema di acqua alta non sussisteva più. Andiamo a vedere invece adesso la pagina dedicata al basket. Venerdì ad Assago l'Allianz Trieste giocherà in Coppa Italia contro Brindisi. Oggi il presidente del club Mario Ghiacci ha parlato in conferenza stampa per presentare l'impegno delle Final Eight, per chiarire il ritorno di Peric a Trieste e per ringraziare che in questo momento tifosi e anche sponsor si stanno dimostrando vicini alla squadra. Vediamo. Coppa Italia, campionato, sponsor, Peric e pubblico. I cinque temi su cui si è articolata oggi la conferenza stampa dell'Allianz Pallacanestro Trieste. In primis per presentare l'impegno delle Final Eight che vedranno Trieste sfidare Brindisi nel campo di Assago. Il diktat del presidente Mario Ghiacci è quello di affrontare l'impegno con la massima tranquillità. Dobbiamo vivere alla giornata. Io non voglio sentire parlare di playoff, eccetera. Intanto il primo obiettivo che abbiamo è le finali di Coppa Italia. Andiamo su sereni, andiamo su consci che la società ha fatto di tutto e ha dimostrato anche alla squadra che non creiamo alibi. Noi vogliamo andare a giocare la nostra partita con grande serenità. Se saranno più bravi loro, bravi, se saremo più bravi noi andremo avanti. A prescindere dalla Coppa, quando si tornerà in campionato sarà di nuovo Brindisi l'avversaria contro cui misurarsi. Il presidente Ghiacci però non vuol sentir parlare di playoff, la testa va orientata alla prossima rivale, non oltre. Avremo un girone di ritorno difficile perché il calendario non ci aiuta e quindi anche qua chiedo di stare coi piedi per terra. Viviamo una partita alla volta e poi alla fine faremo i conti. Capitolo Peric. Il croato arriverà a breve a Trieste. Sarà utile per non alterare l'equilibrio dei ruoli in virtù dell'infortunio di Graziulis. Per Peric, felice di tornare nel capoluogo giuliano, un contratto di un mese più l'opzione per un altro mese. Noi siamo partiti con un 5 più 5 e non abbiamo intenzione di passare a 6 più 6. Proprio prima della partita di domenica, quando abbiamo verificato che l'intervento al ginocchio di Graziulis era improcrastinabile e quindi a quel punto abbiamo deciso di andare su questo giocatore che conosciamo benissimo, che avevamo anche tra virgolette la fortuna in questo momento che fosse a casa, che aspettava di essere chiamato da qualche squadra. Abbiamo aggredito il problema, in 36 ore l'abbiamo firmato. Quindi rimando agli sponsor e al pubblico, i tifosi mancano, afferma Ghiacci. Forse a fine marzo ci saranno degli spiragli per un inizio di ritorno del pubblico, il 25% della capienza, ma è ancora troppo presto per poter illudere il popolo del basket. Abbiamo solo delle speranze in questo momento, abbiamo delle speranze, come avete visto le abbiamo ricordate, tornerà la nostra gente a cantare, è l'augurio che ci facciamo tutti, noi e credo anche loro. E quindi il pubblico a fine marzo, secondo me, potrebbero esserci dei chiarimenti importanti. Bene, ora la pagina meteo per concludere l'aggiornamento in data odierna e per i prossimi giorni. Oggi martedì 9 febbraio, cielo coperto con piogge deboli o moderate, forse più abbondanti e localmente temporalesche a est e sulla costa e più deboli sulle Alpi. Neve in montagna oltre gli 800 mm circa, in questo pomeriggio schiarite specie sulle zone occidentali e sulla costa. Tempo piuttosto umido con foschie, temperature minime tra gli 8 e i 10 gradi, le massime tra i 10 e i 13 gradi. Il tempo per domani, mercoledì 10 febbraio, su tutta la regione cielo coperto con precipitazioni abbondanti su costa e pianura, intense sulla pedemontana e sui monti. Possibili temporali, abbondanti nevicate oltre i 700 mm sulle Alpi e 1000-1300 metri sulle Prealpi, temporaneamente a quote superiori sui versanti esposti al sud. Venti moderati da sud in quota, temperature minime stabili tra gli 8 e i 10 gradi, così come le massime tra i 10 e i 12 gradi. Il miglioramento avverrà dopo domani nella giornata di giovedì 11 febbraio,
con un cielo in genere poco nuvoloso, con venti moderati da nord-ovest in quota e localmente anche a fondovalle, temperature in diminuzione, specie dalla sera e sempre dalla sera, bora sostenuta e fredda sulla costa. E infatti le temperature minime subiscono una flessione al ribasso tra gli 1 e i 4 gradi, le massime invece leggermente si abbassano ma rimangono stabili tra gli 8 e i 10 gradi. Bel tempo totalmente previsto invece per la giornata di venerdì, con un cielo sereno e con bora moderata. Ora noi ci lasciamo, vi ringrazio per averci seguito, è tutto dal telegiornale meridiano di Tele 4, buon proseguimento. Bentornati, bentornati di nuovo in diretta. 040 31 39 93 è il numero da chiamare per entrare in trasmissione e parlare con noi, oppure svegliatrieste@tele4.it l'indirizzo di casella postale dove riceviamo i vostri messaggi. Questo è il titolo: Trieste, preoccupano le feste clandestine. Prima con Lorenzo Giorgi, assessore al patrimonio, abbiamo parlato della situazione del Pedocin. Prima ancora avete visto l'aggiornamento di Laura Buccarella sulla questione invece che riguarda la problematica di Via Conti, che c'è stata con le 40 persone che facevano festa e gli agenti feriti della locale. Credo che abbiamo già disponibile l'aggiornamento ulteriore con l'intervista raccolta proprio da Laura Buccarella di Paolo Polidori, vice sindaco di Trieste, su questa tematica. Vediamo. Beh, un bruttissimo episodio sicuramente, anche perché nell'immaginario collettivo a più di qualcuno sarà venuto in mente che l'ultimo episodio di aggressione, per così dire, ma veramente impressionante, è stato quello gravissimo del Dominicano che ha ucciso i due poliziotti. Fortunatamente non destano preoccupazioni le condizioni di salute dei due agenti della polizia locale feriti sabato pomeriggio nella rissa al bar Boca Cica di Via Conti. Tante le attestazioni di solidarietà dai telespettatori di Tele 4 colpiti dalle immagini delle violenze scaturite durante l'intervento dei vigili per bloccare la festa clandestina con decine di persone all'interno del locale, accalcate e senza mascherina. In particolare un agente è stato colpito più volte alla testa con pugni da parte di uno dei due giovani arrestati, che si trovano ora agli arresti domiciliari. Si tratta di un 20enne e un 30enne originari di Santo Domingo, entrambi pluripregiudicati. La polizia è sulle tracce di una terza persona indicata tra gli agitatori di sabato. Oltre a calci e pugni, nel bar sono volati anche bicchieri e bottiglie di vetro, e le urla e gli spintoni sono proseguiti anche all'esterno. Lo stesso locale, chiuso per 5 giorni per il mancato rispetto delle norme antipandemia, non è nuovo a questi episodi, circostanza confermata sia dai vigili che da molti residenti nella zona di Piazza Perugino. Le indagini, spiega il comandante Milocchi, in questo momento sono volte a verificare che le autorizzazioni amministrative siano a posto. A colpire dalle immagini trasmesse da Tele 4 è stata soprattutto la reazione violenta degli aggressori nei confronti degli operatori di polizia intervenuti dopo una chiamata. Tra l'altro questi hanno precedenti penali. Il locale, che tra l'altro chiederò anche a questore e al prefetto che si agisca nel modo più rigoroso possibile, anche perché sono anch'essi recidivi, quindi un'aggressione del genere è assolutamente inconcepibile, perpetrata anche da numerose persone. Tutto questo è una cosa assolutamente grave sulla quale non si può transigere. Bene, queste le parole di Paolo Polidori, vice sindaco di Trieste. Allora, inquadriamo il PC dello studio. È appena arrivato la comunicazione da parte dei sindacati dell'incontro che si è svolto in Ferriera in questa mattina. Si è svolto in data odierna al tavolo di verifica sul piano industriale del gruppo Arvedi. L'azienda ci ha confermato il via libera al contratto di sviluppo che autorizza gli investimenti pubblici per realizzare gli impianti che amplieranno l'area a freddo. Il gruppo Arvedi stima la realizzazione degli stessi in 18 mesi circa, a partire dalla fine del marzo 2020.
2021. Allo stesso tempo si sta preconfigurando l'avvio entro il mese di ottobre della nuova centrale elettrica e la piena operatività della logistica successivamente al completamento dell'iter autorizzativo del demanio previsto nei prossimi mesi. A breve in partenza un nuovo corso di formazione che dovrebbe coinvolgere circa 50 lavoratori. Complessivamente l'azienda ritiene di rispettare i tempi dell'accordo, ribadendo al netto delle uscite volontarie il totale riassorbimento dei lavoratori al termine dei 2 anni di cassa integrazione straordinaria. Le scriventi hanno ribadito l'importanza della prosecuzione di questi confronti in sede aziendale per la verifica del proseguimento del piano, giudicando positivamente l'esito dell'incontro di oggi. Tuttavia, in questa fase delicata per la riconversione del sito, si fa appello alle istituzioni affinché gli iter burocratico autorizzativi favoriscano in tempi rapidi la realizzazione del piano industriale, indispensabile per il reimpiego dei lavoratori e per il rilancio dell'area della Ferriera. Questo da parte delle segreterie territoriali FIM, FIOM, UILM, FINS e USB. Noi andiamo al telefono, pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno dottor Paladin, Elvio al telefono. Elvio, buongiorno, prego. Volevo esprimere la mia solidarietà ai vigili urbani per il fatto increscioso successo lì in via Conti. No, ma quello che fa girare di più le scatole, mi consenta l'espressione. Certo. È che questi due elementi pluripregiudicati, stranieri e residenti sul nostro territorio. Ma com'è possibile, dico? Ma chi è responsabile di questa cosa qui? Questi qua dovrebbero essere spediti immediatamente a casa loro, oltre confine, differente, in quell'altro emisfero, non so, di Santo Domingo, a Cuba, indifferente. Com'è possibile? Questi qua lavorano, vado lì e devo prendere anche le ignate di questi energumeni. Ma in che paese viviamo? E adesso la polizia se ne sta occupando, ci sono già stati due gli arresti. Ma come prendo, li mettono ai domiciliari, io li metterei ai piombi di Venezia. Scusi, sa. Scusi questo mio sfogo, ma quando ci vuole, ci vuole. Insomma, essere presi per i fondelli da questi elementi non è possibile. Ma è possibile che qui vengono tutti e fanno tutti quello che vogliono? No, capisco il suo sfogo, nel senso che sono tanti messaggi come questi, anche di solidarietà verso la polizia che arrivano, no? Quindi, insomma. La ringrazio, dottor Paladino, buona giornata. Ringrazio lei, grazie, buongiorno, buongiorno. Allora, poi vi do questa anche l'informazione che volevo darvi, che alle 14 ci collegheremo con Francesco Bussani, vice sindaco di Muggia, per il Partito Democratico. Con lui parleremo proprio della città rivierasca, perché per capire un po' gli equilibri politici in vista del voto e queste ipotesi di primarie che si stanno pare allargando, sembrava dovesse essere l'ultima razio, invece forse il centrosinistra farà le primarie, ma lascio la discussione a dopo, fra 20 minuti, quando ci collegheremo proprio con Bussani. Detto questo, vado a vedere dall'agenzia Vista, perché continuano le consultazioni, e ha parlato anche l'onorevole Bellanova di Italia Viva. Allora, facciamo un rapido passaggio sul PC in studio e sentiamo le parole proprio dell'onorevole, e poi magari vedremo anche quelle degli altri senatori e deputati. Sentiamo. Datemi un attimo e facciamo subito partire. Questa è la consultazione di Italia Viva. Buongiorno. Abbiamo fatto un incontro molto positivo con il presidente Draghi. Ci ha illustrato punti del programma da noi fortemente condivisi, a partire dal fatto che il governo avrà un programma fortemente europeista, un impianto ancorato fortemente all'atlantismo e un governo di grande sostenibilità ambientale. Dentro questi tre punti fondamentali c'è grande interesse e grande attenzione alla fiducia che bisogna rafforzare nel Paese su aspetti che sono fondamentali per la vita delle persone. Far ripartire i cantieri, attraverso la ripartenza dei cantieri creare opere utili per il Paese e riattivare postazioni di lavoro.
Bisogna sostenere fortemente il settore del turismo, tutte le attività produttive, con strumenti che devono essere assolutamente non di finanziamenti a pioggia, ma di incentivo agli investimenti in modo duraturo. Su questo abbiamo garantito con il Presidente Renzi e i due capigruppo di Camera e Senato il totale sostegno di Italia Viva a questo impianto e alle scelte che il Presidente vorrà portare avanti, con la grande attenzione che noi abbiamo e che il Presidente fa assolutamente sua, che è quella del piano vaccinale, che bisogna rafforzare e rafforzare rapidamente, con attenzione al mondo della scuola, perché i ragazzi non possono continuare a perdere opportunità formative, ringraziando fortemente tutto il corpo docente per lo sforzo che ha fatto in questi mesi, ma tutti avvertiamo la difficoltà per i ragazzi di essere messi in condizione di affrontare adeguatamente il loro percorso formativo. Su questo il Presidente gode della nostra totale fiducia e noi speriamo a questo punto che si concluda rapidamente questo lavoro in modo che si possa andare in Parlamento, acquisire la fiducia e lavorare nel bene del Paese, perché questo è l'incarico che ci è stato consegnato a tutti dal Presidente della Repubblica e che il Presidente Draghi sta onorando con il lavoro che sta compiendo ancora in queste ore. Commento della parlamentare Bellanova sulle consultazioni anche con appunto il Premier Draghi in queste lunghe giornate che ci portano piano piano verso la formazione del governo. Fra poco un altro video invece dal gruppo misto, sempre da Camera e Senato, però prima al telefono. Pronto? Sì, buongiorno, pronto. Buongiorno, parlo, prego. Con Luca? Sono io, prego, buongiorno. Ok, Luca, ciao. Io so, tu sei giovane, no? Sì. Però ai nostri tempi, ti parlo degli anni 80, 90, quando succedevano le scazzottate, mettevano le foto delle persone, tipo adesso questi bei delinquenti che avevamo a Trieste, gli metti sempre la faccia delle persone aggredite, delle persone che fa da testimone, però questi qua a Trieste noi non capimmo mai chi che sei. E non mi sembra neanche giusto, visto che vivi nel nostro territorio, nella nostra città. Come mai non metti più le foto, non fa nomi e cognomi, che ne piacerebbe anche vedermi, dico nipoti, go pronipoti. No, ma sì, finché ci sono indagini in corso e si devono appurare le accuse, non si rendono noti i dati anagrafici delle persone. Non si parla solo di adesso, di questo caso. In generale, dice lei. Certo. Fateci anche vedere i personaggi, no? Anche quelli di San Giusto, chiunque sia. Lo so, se lei fa attenzione, una volta che una persona viene per esempio convalidato l'arresto, poi spuntano le foto sui giornali, in altro modo prima non si può proprio, perché bisogna aspettare la pronuncia di una sentenza e comunque di una convalida però, prima di dare per certo un fatto. Una volta veramente c'erano sempre, adesso proprio non si vedono per niente i personaggi. No, capisco però la sua preoccupazione, lei vuole sapere dove va e chi frequenta quelle zone. Ma anche certo, io giro per essere anche sicura, per città, certo. Mi piacerebbe anche magari vedere queste facce, anche per magari scansarmi un po' più in là, no? Ecco. No, immagino, è una giusta osservazione. Insomma, è una paura ormai che sta diventando per tutti questo. Sì, speriamo che siano solo casi isolati, perché poi, ripeto, la polizia per fortuna è intervenuta tempestivamente. Sì, stiamo andando di bene in peggio, guarda adesso, anche loro vengono picchiati, guarda. Sì, è vero. Ok, è vero. Grazie Luca. Grazie a lei. Ciao, ciao. Buon pomeriggio, ciao. Arrivederci, grazie. Molto bene, allora sentiamo invece De Petris del gruppo Mista. Ah no, perché c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Chi è con noi? Dai che c'è qualcuno al telefono, sento qualcosa. Pronto? Sì, pronto. Pronto, buongiorno. Prego. Pronto? No, abbiamo difficoltà. Pronto, buongiorno, prego, è in diretta. Ah sì, volevo sapere
se domani si può andare in farmacia per la prenotazione di questo coronavirus. Non è stato annunciato per televisione, aspettavo la telefonata, se c'era richiesta, ma non ho sentito niente. Allora daremo contezza stasera al telegiornale, per adesso però bisogna stasera, aspettare. Allora, va bene. Va bene? Basta che sappia, perché l'avete parlato già ieri, però oggi la conferma, ma non è stato annunciato. Vedrà che saprà tutto a breve. Stasera. Va bene. La ringrazio, grazie assai. A lei, grazie, buongiorno. Molto bene. Allora andiamo a sentire quello che ha detto del gruppo misto la senatrice De Pretis. Auspichiamo un confronto con PD e Movimento 5 Stelle, poi rispetto per tutti. Sentiamo. Per noi in questi giorni, insomma, anche molto complicati, abbiamo, come voi benissimo sapete, insomma, abbiamo chiesto, insomma, siamo stati forse tra i primi anche a chiedere che ci fosse un confronto con quella che noi riteniamo, con gli altri partiti che noi riteniamo un'alleanza strategica. Quindi questo ovviamente è assolutamente fondamentale, però certo il nostro è un auspicio, poi ogni forza ovviamente ha, questo c'è il rispetto delle posizioni di tutti, come ovviamente ci deve essere il rispetto per la nostra, perché poi ognuno avrà e farà le proprie valutazioni al proprio interno, ma la cosa importante è mantenere, diciamo, alto questo confronto sui temi, come abbiamo fatto sul programma, e ovviamente poi anche sulle scelte finali, sapendo che ogni forza ovviamente ha la sua autonomia e ognuno deve rispettare, diciamo, l'autonomia degli altri. Allora alleggeriamo le tematiche. Noi abbiamo l'intervista integrale a Mario Ghiacci, amministratore dell'Allianz Trieste, che a breve peschiamo con l'intervista fatta da Bernardo Gulotta, l'intervista integrale a Mario Ghiacci. Sentiamo le sue parole. La vicinanza che ci è stata dimostrata anche con l'arrivo di questi 6 sponsor che ci accompagneranno sulla sopramaglia che giocheremo a Milano, in più i 2 sponsor che abbiamo sul Pantanocino, Turismo FVG e Step, io credo che sia una dimostrazione della vicinanza di Trieste alla Pallacanestro Trieste. Questo mi gratifica perché veramente stiamo lavorando tantissimo, dovremo ancora lavorare tanto per arrivare alla fine della stagione e questo ci ha portato anche a essere più sereni nell'affrontare il problema che abbiamo avuto con un giocatore. Come ho detto prima, noi siamo partiti con un 5+5, non abbiamo intenzione di passare a 6+6 e quindi dovevamo sostituire o perlomeno mettere una pezza, come si suol dire, a questo problema. L'abbiamo fatto tempestivamente e qui ho ringraziato prima in conferenza stampa i nostri soci, perché proprio prima della partita di domenica, quando abbiamo verificato che era l'intervento al ginocchio di Graziulis era improcrastinabile, e quindi a quel punto abbiamo deciso di andare su questo giocatore che conosciamo benissimo, che avevamo anche tra virgolette la fortuna in questo momento che fosse a casa, che aspettava di essere chiamato da qualche squadra. Abbiamo aggredito il problema, in 36 ore l'abbiamo firmato. Sarà con noi per un mese più un altro mese, avremo l'opzione anche sul secondo mese e avremo tutto il tempo per curare Graziulis. Questo non ci deve distogliere dagli obiettivi, ho detto prima, e continuo a confermarlo, perché dobbiamo vivere alla giornata. Io non voglio sentire parlare di playoff, eccetera. Intanto il primo obiettivo che abbiamo è le finali di Coppa Italia. Andiamo su sereni, andiamo su consci che la società ha fatto di tutto e ha dimostrato anche alla squadra che non creiamo alibi. Noi vogliamo andare a giocare la nostra partita con grande serenità. Se saranno più bravi loro, bravi, se saremo più bravi noi, andremo avanti. Questo è. Poi avremo 15 giorni per preparare l'inserimento, perché comunque un inserimento di Peric sarà aiutato da questi 15 giorni di sosta, e ripartiremo col campionato, partita dopo partita. Avremo un girone di ritorno difficile perché il calendario non ci aiuta, e quindi anche qua chiedo di stare coi piedi per terra, viviamo una partita alla volta e poi alla fine faremo i conti. Il pubblico, sarebbe bello rivederlo. Mamma mia, purtroppo non abbiamo delle grandi... abbiamo solo delle speranze in questo momento, abbiamo delle speranze, come avete visto le abbiamo ricordate, tornerà la nostra gente a cantare, è l'augurio che ci facciamo tutti, noi e credo anche loro. E quindi il pubblico a fine marzo, secondo me, potrebbero esserci dei chiarimenti importanti. Chiaramente le capienze non saranno
assolutamente quelle di una volta, però almeno potremo cominciare ad abituarci a tornare a Palazzo dello Sport, perché oggi è un anno che noi non abbiamo gente al nostro Palazzo dello Sport. Io credo che questo sia una cosa che per chi fa sport sia veramente un problema grosso. Per i telespettatori di prima, allora, le prenotazioni per il vaccino in farmacia, appunto da domani, non da oggi, da domani, saranno disponibili tramite il CUP, tramite la farmacia, oppure chiamando allo 0434 223522, ripeto, 0434 223522 per gli ultra ottantenni che possono così prenotare la dose di vaccino. Bene, noi, allora, vi ricordo che fra pochissimo, fra 5 minuti, avremo ospite il vice sindaco di Muggia del Partito Democratico Francesco Bussani e faremo un po' il punto sulla questione politica, così come poi continueremo ovviamente la nostra diretta fino alle 14:30. Allora andiamo a rivedere la situazione che c'è a Monfalcone. Ha parlato il sindaco Anna Maria Cisint sulla casa albergo, il servizio che abbiamo già visto nel nostro telegiornale. Ha fatto un po' il punto sulla situazione Covid all'interno della struttura e soprattutto sui nuovi ingressi e sulle vaccinazioni degli ospiti. Appena è disponibile vedremo, eccolo lì, vediamo il servizio con le parole del sindaco di Monfalcone. Ora siamo riusciti a fare già per tutti gli ospiti della casa albergo, tranne per i 10 che hanno avuto il Covid e quindi le linee guida prevedono tempi più distesi, abbiamo già eseguito anche la seconda dose del vaccino. Prosegue la campagna vaccinale anche a Monfalcone. Gli ospiti della casa albergo della Città dei Cantieri conta il 100% di vaccinati, escludendo quei 10 che sono da poco guariti dal Covid. Ora nella casa di riposo si entra solo se già coperti da vaccino. Abbiamo anche riaperto l'accesso ai nuovi ospiti. Appunto, entrano già tutti con il vaccino perché grazie all'azienda sanitaria, all'ottimo rapporto che abbiamo anche con il direttore del distretto, tutta la situazione è gestita molto bene. Non solo gli ospiti della struttura, tra gli operatori che lavorano nella casa albergo, la maggioranza di loro ha consentito di vaccinarsi. Il 70% anche di più degli operatori ha scelto di vaccinarsi, quindi l'esperienza della casa di riposo che tanto ci aveva preoccupato oggi è abbastanza blindata, ma nonostante questo noi abbiamo scelto ovviamente la verifica molto rigorosa del rispetto delle condizioni dell'utilizzo dei dispositivi per limitare il contagio comunque. E già più di un mese e mezzo fa avevamo inaugurato peraltro il box a bracci nel blocco 1 e già da circa 2 settimane è utilizzabile anche il box a bracci nel blocco numero 2. Bene, queste le parole di Anna Maria Cisint, sindaco di Monfalcone. Sto cercando, eccolo qui, l'ho trovata la pagina del quotidiano. Questo è l'argomento con cui andremo a discutere con il vice sindaco. Muggia al centro-sinistra lancia le primarie, con Bussani proprio di questo parliamo. Allora, ultima telefonata, breve tempo però perché stiamo veramente per chiudere. Pronto? Subito, Maria da Muggia. Maria, buongiorno. E per informarsi sui vaccini, a pagina 8 del piccolo c'è tutta la descrizione da Duino, Gorizia, Monfalcone, Muggia, Trieste. Ci sono orari, numero di telefono e tutto ben specificato. Brava Maria! Giusto. Grazie a lei, buongiorno. Grazie, buongiorno. Oppure, come detto, ripeto, chiamatelo 0434 223522 oppure attraverso il CUP di appartenenza oppure in farmacia. Da domani si potranno prenotare le vaccinazioni. Muggia al centro-sinistra lancia le primarie, patto tra tutte le forze dello schieramento per salvare l'unità, o almeno così viene scritto, della coalizione dopo un lungo confronto fino a tarda ora. La prima cittadina Marzi resta in silenzio, non è esclusa ora una sua mossa a sorpresa. Qui si dà quasi per scontato che ci saranno le primarie, questa è la prospettiva per il centro-sinistra in vista delle elezioni amministrative di Muggia, lo è per il momento perché non è escluso che gli scenari possono cambiare ancora, giustamente, senza il bisogno alla fine di allestire i seggi delle consultazioni popolari di schieramento tanto cara proprio al centro-sinistra, ma intanto
tanto questa è la linea tracciata ieri sera durante l'incontro tra le segreterie politiche della coalizione, una riunione iniziata intorno alle 19, terminata dopo le 9 di sera, dopo le 21, svoltasi a quanto trapela in un clima sereno e collaborativo. E tarda ora poi è stato il segretario del PD Micor a rompere gli indugi, annunciando che si è arrivati alla stesura di un documento unitario da parte di tutte le forze politiche in campo, ossia PD, Articolo 1, Cittadini per Muge, Italia Viva, Rifondazione Comunista e Open FVG, tutte le forze che daranno vita alla coalizione di centro-sinistra di Muge. Quindi pare un'ampia coalizione quella che verrà prospettata. Adesso noi, fra pochi minuti, di questo parleremo proprio con il vice sindaco di Muggia, Bussani, che io so che è già collegato, ma dobbiamo dare spazio alla pausa pubblicitaria, Bussani, e poi siamo insieme a lei. Quindi break pubblicitario e poi con Francesco Bussani, vice sindaco di Muggia, fra poco.